Una storia per immagini di Angelo Mastrangelo. Si dilatano le montagne in sorsi d'ombra dell'ombra lì là e vogliono col cielo. Giuseppe Ungaretti. Si dilatano le montagne, scrive Giuseppe Ungaretti nella poesia Riposo, e nei suoi versi si coglie tutto il fascino della parola. La puntuale dimensione di una natura reinterpretata e il valore profondo dei ricordi che emergono dai giorni tormentati, sofferti, dolorosi della Grande Guerra. E si avverte inoltre il clima della stagione artistica di Angelo Malinverdi. L'essenza del suo interesse e amore per l'ambiente e il territorio piemontese e non solo, le cadenze di una scrittura per immagini sempre controllata, calibrata, elaborata con estrema sensibilità. Vi è quindi nel suo discorso un determinante rapporto con la storia, con gli affetti familiari, con un dettato che lega indissolubilmente alla professione di medico, alla pittura. La partecipazione alle angosce dell'umanità, alle sottili emozioni del fluire dei mesi, delle luci, dei colori di una natura ritrovata, rivisitata, reinterpretata. E di volta in volta Malinverdi traduce la visione del vero in una raffigurazione delle cadenze delicate, interiorizzate, capaci di restituire e restituirci un caldo pomeriggio in campagna o il sole sulle alte vette o ancora una limpida marina. Nulla è affidato al caso, alla sola improvvisazione, ma ogni colore, ogni linea, ogni impressione diviene testimonianza di una ricerca che l'ho accompagnata per tutta la vita. Io col mio fedele sacco sulle spalle cammino verso il villaggio della Saxe e ad occhio annuso. Sbircio ad ogni banda e a caccia ad un soggetto pittorico per uno studio dal vero. Uno studio qualsiasi di paesaggio, di soggetto assolutamente imprecisato e impreveduto. E questo è il più soddisfacente lavoro, il più igienico anche del pittore. Dalla Grande Guerra ai quadri di montagna. Questo lo possiamo anche saltare. Questa è una piccola gemma. I complimenti del Marinetti al nostro Malinverdi per il suo libro O Luna, O Luna, tu me lo dicevi, che a quei tempi costava 10 lire. Un successo librario. La lettera del 2 dicembre del 39 con cui Filippo Tommaso Marinetti si complimenta col Malinverdi per il suo libro O Luna, tu me lo dicesti. Bellissima questa foto. L'inaugurazione della personale. Vediamo di fare una bella inquadratura. L'inaugurazione della personale di Malinverdi nella sede dell'Associazione Nazionale Alpini di Torino nel 1934. Accanto all'artista in primo piano Gaetano Giardino, maresciallo d'Italia, foto Carlo Gerloni. Attraverso le mostre d'arte. Dipingere, solo dipingere.
A causa di un'infermità contratta durante il conflitto mondiale, Malinverni abbandonò la professione medica e a partire dal 20 si iscrisse al Circolo degli Artisti di Torino. Il suo autoritratto con il cappello alpino riporta l'iscrizione Angelina Mala Ibernia. Angelus Mala Ibernia. E frequentò lo studio del pittore Vittorio Cavalleri, ma l'inverno ha saputo far parlare le rose. Pensa che quello che si poteva dire di questo libro è stato detto. Aggiungiamoci ancora questo spezzone. Nel 23 è tra gli artisti invitati alla Quadriennale, esposizione nazionale di belle arti di Torino, con una nuova natura, con una natura morta collocata nella seconda sala insieme al ritratto di Carlo Pollonera al mattino d'estate di Francesco Mennini, a riflessi di Enrico Paolucci e a Stagno Campagna Padana di Carlo Follini. In questa stessa mostra si potevano vedere le opere di Giacomo Ogrosso, Andrea Tavernier, Domenico Buratti e del maestro Cavalleri. Da quel periodo l'attività artistica assume un'importanza sicuramente rilevante, concorre a definire il suo cammino attraverso esperienze diverse, ricche di incontri culturali, di iniziative, di collaborazione alle riviste Montagna e l'Alpino, all'Almanacco del Medico, della editrice Minerva di Milano. Animatore del Centro di Arte e Letteratura Alpina, segretario della sezione Pittori. Fece parte dell'AMIA, Associazione Medici Italiani Artisti, e lo scrittore Teresio Rovere gli dedicò la poesia in risaia, inserita nel volume Visioni del viandante, l'impronta Torino 51. Di Teresio Rovere anche l'articolo Artisti contemporanei Angelo Malinverni. Dopo un quadriennio di lavoro, nel 23 Malinverni espone per la prima volta alla Quadriennale torinese. Trascinato dalla volontà di alcuni amici artisti, nelle sale della palazzina della promotrice Al Valentino, le sue opere richiamano l'attenzione del pubblico e degli artisti, tra cui Giacomo Grosso e Marco Calderini, e ne riscuotono l'ammirazione. Egli ha già trovato se stesso, un suo paesaggio e una sua composizione si possono già definire malinverniani. La sua pittura aristocratica, originale, senza stramberie e gustata. Nel 1934 la sua mostra personale è allestita nella sede dell'Associazione Nazionale Alpini di Torino, con opere dal 17 al 1934, richiama l'attenzione del pubblico e dei giornali. Tra i quali Ciao Paese, che pone in evidenza il successo dell'inaugurazione, ecco la presenza di Gaetano Giardino, maresciallo d'Italia, il comandante dell'armata del Grappa, accolto da il generale senatore Donato Erna, il generale senatore Spiller, il prefetto Giovara, il generale Tiscornia, il generale Vercellino, il conte Cesare Giriodi di Panissera, presidente federale dell'Associazione Nazionale Combattenti, ufficiali superiori del terzo reggimento Alpini, il cavalier Passeroni, in rappresentanza del Club Alpino Italiano e dello Sci Club Torino,
insieme a giornalisti come Emilio Zanzi. Vi erano numerosi artisti, da Giacomo Grosso a Domenico Valinotti, dallo scultore Guerrisi a Monti, Balzardi, De Stefanis, Bussa, Simonetti. Attraverso le opere d'arte, le mostre d'arte. Una pittura che ha le cadenze del lago Montano del 17 e dei pescherecci all'Ancora del 21, del castello di Balme del 24 e dell'armoniosa natura morta a mele verdi e mimosa del 25. Opere che esprimono la cultura del Mar Inverni. Che ha saputo rendere il ritratto di profilo di un alpino, un mattino di settembre e uno scorcio di paesaggio presso Serres, secondo un'impostazione che ha fatto dire a Gian Giorgio Massara in occasione della retrospettiva alla Galleria Berman del 93, che si può vedere esposta l'opera Casa con campanile eseguita a Cirie. Nel 43, contraddistinta dal luminoso cielo disegnato oltre la quinta degli alberi, ma è soprattutto un dipinto posteriore di 2 anni, con una serie di tenere fronde disposte attorno a uno stagno, a consentirci di apprezzare le qualità di questo pittore. Una qualità che mette in evidenza un dipingere scandito da un'intima narrazione, sostenuto da rasserenanti atmosfere, da un dialogo continuo con la natura, da una fresca vena compositiva sottolineata da Italo Maria Angeloni. I suoi piccoli impressionismi dalla mia cara valle di Lanzo, le sue più vaste tele di natura floreale, hanno tutti un grido, un tremante grido di luce così gioioso, è così malinconico insieme che mi intenerisce. La realtà delle cose naturali si illumina di idealità, si stempera in affannose carezze di ricerche, si esalta di eleganze, di riflessi, di sfumature, di evanescenze. Poi, alla Biblioteca Nazionale Universitaria. Percorsi dell'immagine.